Cile che stanno su via Cilea. Quindi in prospettiva un po' più sopra che sta su via Cilea, perché questo non è un modo per richiamare attenzione. 11 ottobre, notte bianca qui al Vomero, terza edizione. Ci troviamo nel bar El Divino Café di via Cilea in compagnia di Armando. Ad Armando chiediamo se è d'accordo o favorevole alla notte bianca. Sicuramente favorevole. Siamo stati conosciuti da altre persone che magari non si erano accorto del nostro bar e quindi automaticamente c'è stata anche un'affluenza maggiore nei giorni successivi. Benissimo. Alla luce dell'esperienza degli scorsi anni, lei che cosa può suggerire per migliorare questo evento? Secondo me qualche servizio pubblico in più, magari far parcheggiare la gente con un costo inferiore nei garage, insomma in altri posti dove la gente parcheggia, scende a piedi in grazie di Dio senza pensare che magari gli possono mettere una multa o chissà che cosa. Perfetto. E il Divino Caffè per la notte bianca offrirà qualcosa di particolare per i suoi avventori? Allora, abbiamo sfogliate calde. Facciamo dei, come si dice a Napoli, dei cuoppi con delle fritturine, poi che altro c'è? Che altro facciamo, Francesco? Tutto altro da scoprire. Quindi tutto a sorpresa per coloro che verranno qui. Al Divino Caffè di via Cilea, e in compagnia di Francesco, di Armando e del Divino Caffè, è tutto.